Durante il lockdown, i centri di procreazione medicalmente assistita sono stati chiusi con un conseguente calo delle nascite. Che cosa è accaduto subito dopo e che cosa sta succedendo ora? Nel mese di giugno e di luglio abbiamo avuto un incremento tra il 15 e il 20% delle prestazioni, comparando quei mesi ai mesi normali corrispondenti degli anni precedenti. In questa fase io penso che c'è un calo delle attività che sono determinate, penso, da un po' di paura. Noi abbiamo cambiato anche l'organizzazione interna, ovviamente, nei centri. Cioè, i centri grossi non si possono permettere stiamo utilizzando sistemi di telemedicina, numero uno. Quindi tutte le consultazioni che non hanno bisogno di un contatto personale, quindi una prestazione strumentale, noi li stiamo svolgendo tutte in remoto, quindi online. Quindi abbiamo eliminato le consultazioni dirette per evitare che le persone girano, si spostano da un comune all'altro. Tenuto conto che i centri che fanno di secondo e terzo livello in Italia non superano il 150-160 quelli in attività. Ora, se consideriamo che i comuni in Italia sono 8.000 e le città non ho un numero molto più consistente dei 150, ci rendiamo conto che non riusciamo a coprire tutto il territorio nazionale. Quindi, gioco forza, le coppie si devono spostare da una città all'altra. Quindi stiamo utilizzando i sistemi di telemedicina, stiamo cercando di averne un sistema standardizzato da poter applicare ai nostri sistemi di gestione, quindi farlo diventare uno strumento di comunicazione, di consulenza con la coppia, che potrà andare anche oltre la pandemia del Covid, farlo diventare proprio un sistema stabile. Abbiamo ridotto gli accessi per questo. Abbiamo creato dei distanziamenti negli orari, cioè abbiamo stabilito nelle sale d'attesa quante persone possono accedere, l'abbiamo scritto fuori dalla porta, per ogni ambulatorio, per ogni stanza, quante persone possono essere accettate. Non stiamo facendo entrare più completamente i parenti, cosa che invece spesso succedeva, cioè la coppia portava qualche genitore. Della coppia stessa entra al centro quello che deve seguire la prestazione. Ovviamente vengono distribuiti tutti i dispositivi di difesa personale. Abbiamo cominciato a pensare, questa è una anche dei suggerimenti della società europea, all'ipotesi che se qualcuno dello staff dovesse essere contagiato e quindi riduce la capacità di assistenza, dividere in gruppi, cioè di creare diversi equip che possono, eventualmente qualcuno di un gruppo viene a essere contagiato, vanno in quarantena solamente quelli di quel gruppo e rimane a lavorare l'altro.